questione del senso unico a Via Curtoli arriva all'attenzione della Commissione Trasparenza. Questa mattina al Comune, commercianti e residenti della zona hanno esposto alla presenza dei consiglieri comunali, dell'assessore Cinzia Mirabella e del comandante Salvatore Visone i loro disagi, chiedendo la revoca immediata del provvedimento o la valutazione di soluzioni alternative che non penalizzino chi vive e lavora in zona. Prima di prendere una decisione così drastica bisognava consultare, sentire uno studio tecnico, persone preposte alla sicurezza. Perché è vero ed è giusto che qualsiasi problema di sicurezza, anche se di una sola persona che lo abbia posta, vada valutato, vada risolto nella maniera migliore, cercando di trovare la soluzione che possa essere utile e giusta per tutti. Secondo lei qual è la soluzione giusta e ideale per tutti? Allora, la soluzione innanzitutto è mettersi a tavolino e studiare quali possono essere. Le fasce orarie, tanto per cominciare. La scuola funziona a orari, la scuola funziona, i bambini vanno a scuola dalle 8 alle 9, o poi usciranno dalle 12.30, dalle 12 alle 2. Quindi quelle fasce orarie vanno tutelate, vanno salvaguardate con un semaforo magari, e in quel tratto viene utilizzato il senso unico, unicamente in quella fascia oraria e in quel tratto di via Curtoli bassa. Si poteva, sic et simpliciter, applicare il senso unico di via Curtoli giusto a Palazzo Torlo, e il doppio senso dopo il ponte dell'autostrada fino all'incrocio. Io spero che l'assessore Mirabella si renda conto che il problema della sicurezza dei pedoni di via Curtoli non è un problema o una richiesta solo di tre mamme che accompagnano i figli a scuola a piedi, ma è un problema che riguarda 1500 bambini dei 5 plessi scolastici. Non si può immaginare di cambiare a tentativi sensi di marcia senza fare uno studio complessivo o anche diviso per macro aree che sia volto all'efficientamento di tutta la viabilità cittadina. Purtroppo però, come in questo caso ma come in altri, questa amministrazione va a chiamata. Basta che un comitato di interesse e potenziale bacino elettorale segnala una loro istanza che si interviene magari sbagliando e poi dopo si mette la toppa, e spesso la toppa è peggiore del buco. È un provvedimento che non ha nessun senso logico e ancora oggi è stato giustificato che è un provvedimento di carattere esclusivamente politico voluto dal sindaco e voluto dall'assessore. Evidentemente per motivi che non sono di interesse collettivo, ma per problemi evidentemente personali. Questa mattina abbiamo visto rappresentanti dei commercianti, dei comitati di quartiere, delle associazioni di categorie, cittadini semplici delle zone limitrofe, residenti del posto, tutti ad alta voce stanno chiedendo la revoca immediata di questo provvedimento, perché è un provvedimento che allo stato attuale non ha senso, perché non è stato contattato nessuno, non è stato chiesto, non è stato istituito nessun tavolo per capire i pro e i contro di un provvedimento come la logica vuole. In Commissione Trasparenza noi stiamo cercando di capire se c'è una soluzione alternativa a questo senso unico. Credo che ci sia, anzi il comandante sta appunto dicendo che ci potrebbe essere, ci vuole uno studio un po' più approfondito. Quale potrebbe essere questa soluzione alternativa? Ma potrebbe essere comunque un semaforo, oppure chiudere la strada in determinati orari quando passano i bambini, perché in primis la sicurezza dei bambini, dei pedoni, deve essere al centro insomma dell'attenzione di tutti. È un provvedimento sperimentale, ha spiegato l'assessore, e si valuterà la fattibilità dello stesso anche in vista della riapertura delle scuole. Siamo in una fase sperimentale, stiamo verificando la fattibilità di questo senso unico di marcia per la tutela del cittadino, ma soprattutto per la tutela delle scuole che sono presenti lì sul territorio. Speriamo di poter migliorare la situazione proprio con la realizzazione in futuro dei marciapiedi. Il problema della sicurezza della strada tuttavia non è un problema di oggi, perché proprio adesso questo provvedimento? Abbiamo deciso di farlo dopo una segnalazione continua di diverse mamme che lamentavano proprio la sicurezza dei loro figli.
Tuttavia, per i residenti e le attività commerciali si stanno valutando degli accorgimenti rispetto a questo provvedimento. Stiamo appunto raccogliendo quelle che sono le loro istanze, le valuteremo se fattibili, se ovviamente non metteranno a rischio quella che è la sicurezza, vedremo di accoglierle. La priorità resta la sicurezza, tuttavia sì, lo scenario che si profila vede un aumento del traffico, un peggioramento della viabilità. È stato istituito proprio in questo momento in cui le scuole sono chiuse, quindi diciamo c'è una meno affluenza in determinati punti della città, quindi è stata pensata proprio per dare il tempo ovviamente a chi pratica quelle strade di abituarsi, anche di non creare disagi. Questa fase sperimentale per quanto tempo durerà? E durerà ovviamente fino a prima delle scuole, l'apertura delle scuole, poi successivamente verificheremo, avremo sicuramente fino a metà settembre, fine di settembre continuare a essere senso unico.